Alfredo Castiglione, vicepresidente della giunta regionale, dall'assemblea della CNA è partito un appello affinché si guardi con attenzione al mondo delle famiglie, al mondo del credito per rilanciare l'Abruzzo in questa ultima parte di legislatura. Per quanto riguarda l'appello al mondo del credito, penso che la CNA, come le altre associazioni di categoria del mondo artigiano e anche oltre, penso che conoscano bene quanto stiamo facendo. Vi è un bando importante di 18 milioni e mezzo di euro che va a garantire il fondo rischi dei consorsi fidi, 14 milioni di euro che va a garantire il patrimonio dei consorsi fidi, tutti, il secondo è rivolto a tutti quanti, anche coloro i quali non hanno i limiti della legge regionale, con un impegno di 10 milioni di euro per le economie o per i ribassi d'asta del FAS, quindi con 10 milioni di euro da impegnare da qui a qualche anno in avanti. Quindi l'attenzione verso la politica del credito è stata ed è importante. Ricordiamo anche soltanto i 15 milioni di euro verso il microcredito, di cui 10 mila euro per le ditte individuali e 25 mila euro per le società di persone. Certamente in un momento in cui la regione non può disporre ancora di risorse endogene, ottimizzare risorse che vengono dalla comunità europea e dal governo centrale è la cosa migliore della cosa che stiamo facendo, con una legge di riforma che forse doveva essere fatta qualche anno prima. Anche la CNA questo lo ha riconosciuto e ci siamo trovati perfettamente in sintonia. Ultimi scampoli di legislatura, abbiamo detto più di una volta, bisogna riformare anche i consorsi industriali. Allora, i consorsi industriali che hanno subito un leggero rallentamento, così come le altre riforme, perché ci sono stati dei ricorsi da parte di qualche comune, di qualche sindacato. Ogni ricorso rallenta inevitabilmente il percorso di riforma. Mi rendo conto, ci rendiamo conto che ogni riforma va a scontentare alcune realtà territoriali abituate a governare i territori in un certo modo che adesso non è più possibile, forse bisognava farlo ancora anche questo qualche anno prima. Il percorso di fusione dei consorsi industriali terminerà entro la fine di novembre, i primi di dicembre si dovrà costituire l'ARAP, i servizi saranno certamente migliorati, non verrà snaturata assolutamente la propensione industriale di ogni singolo territorio, certamente nel Vastese è molto forte anche il settore della gestione delle acque industriali, questo verrà mantenuto e anche, anzi forse potrà essere un servizio da allargare all'intero bacino industriale della nostra regione. È un percorso inevitabile, così come lo è stato per i consorsi dei fidi, così come lo è stato per i poli di innovazione, le reti di impresa, sono tante di quelle riforme portate avanti dallo sviluppo economico che potrà mettere in condizione la nostra regione di agganciare la ripresa in maniera più snella, più dinamica, di avere quegli anticorpi che potranno permettere alla nostra regione di affrontare le future sfide industriali ed economiche anche utilizzando dal 2015 le risorse endogene, allorquando finiremo il pagamento della cartolarizzazione della sanità e rientreremo in possesso di risorse che potremo spalmare sul territorio in maniera più mirata.